oggi, dopo ben 2 anni, torno a reagire e a giudicare le vostre postazioni da gaming. Quindi preparatevi! Oggi non ce n'è per nessuno! Ragazzone e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale! E oggi, dopo ben 2 anni, torniamo con la reaction e il giudizio alle vostre postazioni da gaming! Mi raccomando, ragazzi, se volete partecipare anche voi al mio prossimo video speciale, proprio come i ragazzi che hanno partecipato a questo video, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie story. Perché da un giorno all'altro vi comunicherò che appunto voglio andare a registrare un video speciale e che quindi ho bisogno del vostro aiuto. Trovate il link del mio profilo Instagram qui sotto in descrizione. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, per supportare il ritorno di questa grandissima serie non dovete fare altro che lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale e attivare quella maledettissima campanellina, così che almeno vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video qui sul mio canale YouTube. Infine, ragazzi, vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dalle ore 17 sul mio canale Twitch, quindi vi aspetto anche solamente per un salutino. Link qui sotto in descrizione. Ora però, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, perché io qua sono pronta e munita di pentolino e padellina, pronta a sculacciarvi e a giudicare le vostre postazioni. Quindi, ragazzi belli, io vi auguro una buona visione. Bene, direi di cominciare subito con la prima foto che mi è arrivata sul Discord, che ce la manda One Lovecraft. E già solamente dall'anteprima io ho paura, perché questa postazione da gaming è letteralmente migliore della mia. Ma attenzione, andiamo a fare un'analisi bella dettagliata, perché oggi, ragazzi, vi castigo per bene. Allora, intanto complimenti, perché sembra una postazione veramente di tutto rispetto. Peraltro una postazione proprio da streaming, perché qua, ragazzi, vediamo 3 monitor, videocamera professionale, il Go XLR che appunto è il mixer, cuffie professionali da studio, un mini stream deck, cioè qua letteralmente c'hai la postazione dei sogni e c'hai pure il mio stesso microfono! Ragazzi, cioè iniziamo con il botto, qua abbiamo una postazione da streaming e da gaming fuori di testa, cioè questa è tanta roba, raga, questa è veramente pazzesca, cioè 3 monitor messi così posizionati mi piacciono veramente un casino. Poi, come vedete, appunto, ho messo anche una piantina per fare un po', diciamo, un po' quella decorazione un po' esotica che dà un po' di colorito, perché sennò appunto è una postazione total black. E poi anche i nano leaf sul muro sono molto molto fighi, perché danno comunque quel colore che, sapete, no? Raga, più colore avete in stanza, più FPS fate. Questa è la regola di chi gioca ai videogiochi. Se non lo sapete, non parlate più con me, grazie. Anche perché sennò mi incazzo come una iena, avete capito? State calmi. Qua, raga, io non so che dire. Cioè, letteralmente una postazione da gaming e da streaming pazzesca. Cioè, quasi praticamente, non lo so, cioè, al mio livello, ma forse anche più bella. Veramente tanta roba, quindi a questa postazione, ragazzi, gli diamo, cioè, almeno un 9,5 pieno, perché tanta roba, quindi complimenti! Bellissima postazione, davvero i miei più sentiti complimenti. Andiamo adesso alla seconda postazione di oggi. Ci manda la postazione il signor Nico. Allora, iniziamo con una postazione molto minimal, molto tranquilla. Lì io vedo che appunto ha messo un mobiletto sulla destra con la PS5 e il controller, ovviamente, quindi tanta roba come posizionata. E poi ovviamente ha una piccola scrivania che però, diciamo, che ha tutto l'occorrente che serve per giocare. Quindi minimal. Non so se ce la fa a livello di spazi, ma suppongo di sì, perché potrebbe essere che lui giochi da controller oppure da mouse e tastiera. Non lo so, ma in realtà da quanto vedo lo spazio c'è. Quindi devo dire molto molto carina, molto molto particolare. Vedo anche la Nintendo Switch, quella là te la ruberò assolutamente, quindi dammi il tuo indirizzo di casa perché te la voglio rubare. Sto scherzando, ovviamente io non faccio assolutamente queste cose. Non è che sono siciliana e pensate che io rubo. Assolutamente non mi fate incazzare. In realtà, ragazzi, è una postazione molto piccolina, molto minimal, ma a me personalmente piace tantissimo, perché non lo so, le postazioni quando sono così piccoline racchiudono tutto l'occorrente e non lo so, sono veramente tanto tanto belle da vedere. Tanta roba, cioè qua, ragazzi, un 8 più glielo diamo tutto, perché è veramente molto molto carina, quindi complimenti anche a lei, signor Nico. Molto bella, molto bella, mi piace, raga, molto molto carina. Passiamo alla postazione di Nicolas Furtivo, che ci manda ben 2 foto e anche un video, quindi davvero iniziamo molto molto bene. Non so perché vedo una roba di popcorn gigante, ma sembra molto buona. Ok, ok, allora vedo che nel...
Ma perché hai messo Farah come sfondo del... cioè come foto aperta sul monitor? Stai cercando di guadagnare dei punti in più solamente per questo motivo? No, perché non accadrà, perché io oggi sono cattiva. Però ottimo wallpaper, ottima foto, approvo. Quindi vediamo subito una bella postazione, molto colorata. Vabbè ragazzi, io non so che dirvi. C'è anche Nicolas, c'ha il mixer migliore del mio, perché c'è il mixer piccolo, lui c'ha il mixer grosso. So che potrebbe sembrare un... diciamo un qualcosa di... perverso, ma no ragazzi, mi riferisco alle dimensioni del mixer, ok? Non fraintendetemi, grazie. Ha il mio stesso microfono, mi sa, lo Shure, quindi un microfono della Madonna. E ragazzi, è una postazione, già la vedo bella complicata, nel senso che è bella completa ed è sembra molto molto bella. Andiamo a vedere però la foto, magari iniziamo da questa qua, ok. Quindi lui ha la postazione, credo, sotto il letto, che probabilmente sarà il letto quello a ponte. La postazione sembra molto molto carina, un po' confusionaria. Lo spazio sembrerebbe essere poco, però nel senso, se ti trovi bene tu, ben venga. Però sembra molto molto carina. Vediamo la foto però con tutto spento. E vabbè, sicuramente un altro tipo di effetto. Molto molto bella. Vedo che peraltro c'è anche il tappetino RGB. Cioè ragazzi, vedete, l'RGB vi fa guadagnare molti più FPS. Anche il case, devo dire, molto molto carino, ben illuminato, mi piace veramente tantissimo. Una striscettina LED messa sul retro della scrivania e sui lati, e secondo me ti diventa una roba veramente chic, con magari anche un quadrettino tipo neon sul muro. Secondo me è quello che manca alla tua postazione per renderla ancora un pochettino più allegra. E ci scrive anche: il tappetino potrebbe essere curvato a causa del cratere che risiede al di sotto. Cosa hai fatto alla scrivania? Nicolas, che cazzo hai fatto alla postazione? O ha dato un pugno così forte perché ha rage quittato in un gioco e quindi si ha tipo sfondato la scrivania. O opzione numero due, il signor Nicolas aveva delle voglie un po' particolari, quindi ha praticamente creato un cratere nella scrivania per infilarci il gingillo. Fatemi sapere se secondo voi nei commenti è la prima opzione o la seconda. Ve lo dico io, secondo me è la seconda. Tanta roba, anche qua io direi un 8 più. Se ci metti proprio qualche leddina in più, secondo me tanta roba. Però la proviamo perché ci piace. Passiamo alla prossima postazione di It's Ricca, che ci manda ben due foto. Oh, i miei occhi vedono letteralmente la luce in questo momento. Perché ragazzi, ma quante robe di po... che bel ba... Non dirmi che sei tu quel bambino. Perché se quel bambino sei tu, sto arrivando sotto casa tua. Nasconditi finché siete... Sto scherzando. Siamo qua per giudicare le postazioni e non per rimorchiare i miei fan, ok? Bella postazione. A me le scrivanie L fanno letteralmente impazzire. Hai un case bellissimo con un'illuminazione veramente top. Le mensole anche sopra la scrivania D L, tanta tanta roba. E peraltro vedo che ti piace tantissimo Pokémon, quindi questa cosa è molto 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 positiva. E sei letteralmente pieno di ETB, box e quant'altro. Quindi sei palesemente un fan di Pokémon a livelli estremi, e quindi per questo mi piaci ancora di più. E ripeto, la combo della scrivania L con le mensole così, secondo me è veramente chic. Mi piace veramente veramente tanto. E poi ci sono io che faccio una smorfia strana, perché io non so mai quello che devo fare quando sono in live. Questa è una bella postazione, raga. Questa mi piace veramente tanto. È curata a livello proprio di dettagli ed è piena con tutto quello che serve. Qua, ragazzi, gli diamo tranquillamente, a mio avviso, un bel 9 pieno, perché c'ha pure le decorazioni con i Pokémon e quindi la cosa mi piace particolarmente tanto. Poi la postazione è anche molto bella, case veramente super raffinato, veramente bella, quindi... anche qua un 9 bello pieno, glielo andiamo a dare. Bella postazione, complimenti Ricca. Passiamo alla prossima postazione del signor Crisboss, che ci manda una foto e un video. Iniziamo subito dal video. Allora, è la Madonna. No ragazzi, ma com'è possibile che c'avete le postazioni che sono più belle delle mie? No, questa spacca, sì. Questa spacca. Ecco, questa è una postazione, ragazzi, a mio avviso, curata nei minimi dettagli, perché c'è non solo la postazione, ma proprio anche la stanza, perché se guardate, addirittura ha messo anche la striscia LED attorno alla testata del letto, che, ragazzi, io i LED colorati è una cosa che proprio io amo alla follia. È veramente bellissima stanza, cioè complimenti, Chris, la stanza è veramente wow, 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 wow.
Vediamo un attimino la foto, così vediamo un pochettino più nel dettaglio. Allora abbiamo doppio monitor, ovviamente il monitor principale un pochettino più grande, molto molto bello. Abbiamo anche un ring light, quindi probabilmente suppongo che potrebbe essere che fa anche delle stream. Quello che cos'è? Non è uno Zen, vero? No, non è lo Zen, quello lì è l'alimentatore del monitor. Tranquilli ragazzi, tranquilli, non è un furbacchione, signor Crisbos, non è un furbacchione. La reputo molto clean, molto illuminata, la cosa quindi mi piace davvero tantissimo. E soprattutto curata nei minimi dettagli. Quindi questa ragazzi è una postazione di tutto rispetto di mio fratello Crisbos. Tanta roba, c'ha pure lo stand per il telefono. Cioè pure professional su questo punto di vista. Bella postazione Chris, nulla da dire. Qua raga secondo me un bel 9 pieno glielo diamo. Perché c'ha pure la stanza ben... Cioè guarda che bella questa parte di stanza pure. Complimenti Chris! Bellissima stanza, bellissima postazione da gaming. Mi piace veramente un botto. Però mi raccomando, non è che ora perché ti ho fatto il complimento ti devi zingillare il gingillo, eh. Mi raccomando, ti controlla, capito? Fai attenzione. Fai attenzione. Passiamo alla postazione di Macaco, che ci scrive: un po' vuota, entro fine estate la riempio e abbellisco un po'. Perché cazzo ci sta la foto di me così sul monitor di destra e poi io con la versione di Gesù Cristo a sinistra così nei tuoi monitor? Per quale motivo? Sono tipo il tuo santino personale? Allora, qua abbiamo una postazione molto particolare perché purtroppo non è che mi abbia mandato una foto dove si capisca molto molto bene, però ci ha specificato che comunque è un po' vuota, quindi ci sta, ce l'ha voluto comunque dire. Comunque ha due monitor, quindi tanta roba a livello di comodità. Ha anche il mouse, quindi il G305 wireless, che è un ottimo mouse. E poi c'ha anche la tastiera, che è una 60%. Mi piacerebbe vedere come la andrai ad abbellire entro la fine dell'estate. Quindi sono molto molto curiosa. In ogni caso, un bel 7,5 comunque per tutto l'occorrente e soprattutto per la mia foto. Te lo possiamo dare tranquillamente. Carina, ci sta, nel senso molto molto minima. Hai tutto quello che ti serve per giocare, quindi questa alla fine è la cosa indispensabile. Mi raccomando, quando la andrai a sistemare, riempila di LED, perché se no mi incazzi, capito? Se no, questa, sai dove ti va a finire? Hai già capito. Passiamo alla prossima postazione di Aie. È un po' scomoda, però è spaziosa. Va bene. Best postazione ever. Cioè questa è letteralmente la definizione di miglior postazione da gaming del 2028. Cioè allora abbiamo qua monitor per vedere da vicino, monitor per vedere da lontano, un bellissimo dischetto degli anni 40. Abbiamo qua, cos'è, un attaccapanni o è un coso, un plug un po' roba erotica? Non facciamo domande, ovviamente meglio sorvolare questo argomento. Qua abbiamo un altro cosino con una forma molto molto ambigua. Postazione 10-10, cioè questa qua ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma ha vinto. Questa ha letteralmente vinto. Best postazione di oggi a mani bassissime. Non mandatemi più foto del genere perché sennò mi incazzo ancora di più. Come una iena! E passiamo all'ultima postazione di oggi, che ce la manda Sky Juben. Mamma mia! Dico soltanto questo perché già l'anteprima della foto mi fa impazzire. Ci scrive: ciao Kratomis, spero ti piaccia. Monitor Asus ROG 380Hz. Questo c'ha il monitor meglio del mio. Cioè, frate, io c'ho il 360, lui c'ha il 380. Vieni a Milano, ti do un indirizzo e me lo vieni a regalare. Grazie. PC 4060 Ti MSI, mouse Pro X Superlight, tastiera HP Omen Encoder. Qua quindi ci sono pure delle specifiche tecniche dei suoi componenti migliori. Allora, scrivania bianca, mi piace tantissimo, con ovviamente tutto il computer e le varie periferiche black, quindi ottimo contrasto. A livello di organizzazione, wow, cioè bellissima, stracomoda. Sembra veramente bella esteticamente, soprattutto anche comoda. Questa è una delle postazioni che probabilmente mi fa impazzire di più, perché ha l'essenziale e le decorazioni che ha sulle pareti e quant'altro sono wow. Cioè a me queste cose fanno impazzire, raga. Io sono una di quelle che letteralmente si riempie camera di qualsiasi cosa. E lo potete vedere benissimo qua tra Funko Pop, robe e quant'altro. Io amo queste cose. Con una bella striscia LED sempre attorno alla scrivania e una foto magari no serale, secondo me spaccherebbe di brutto. Quindi 9 pieno qua, te lo meriti tutte. Ti faccio anche i miei complimenti, perché è davvero molto 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 bella. Ah, peraltro da notare come c'era anche una foto con un easter egg del Charizard gradato 9. Sai come si dice, no? Sei uscito nel mio video YouTube, quindi quel Charizard sbrigati.
non solo mi devi dare il tuo monitor 380 Hz, mi devi dare anche quel maledettissimo Charizard. Ora! Comunque, raga, davvero delle bellissime postazioni oggi abbiamo visto. Come avete visto, però, ragazzi, in realtà ho Discord intasato di tantissime foto, quindi ho cercato comunque di prendere foto un po' dall'alto, un po' dal centro, un po' dal basso, per cercare di far partecipare un po' tutti. Davvero, davvero delle belle postazioni. Se vi fa piacere, potremo appunto continuare con questa serie, che secondo me è molto, molto bella. Davvero tanta roba. Complimenti a tutti coloro che mi hanno mandato le foto, anche quelle che non ho visto, perché ho visto delle postazioni veramente super interessanti. Siete veramente bravissimi, raga. Non so che dirvi. Siete veramente bravi, 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 avete delle postazioni davvero. La vostra Croatomist è fiera di voi. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video speciale. Io ovviamente spero che vi sia piaciuto, e io personalmente, raga, mi sono divertita tantissimo a registrarlo. Mi avete riempita di foto delle vostre postazioni da gaming, che erano veramente una più bella dell'altra. Infatti ancora complimenti a tutti coloro che hanno partecipato. Se volete il continuo di questa serie, ragazzi, non dovete fare altro che farmelo sapere qui sotto nei commenti, lasciare un bel pollicione in su e iscrivervi al canale. Anche perché se non lo fate, vi troverete me questa notte con questa paletta e questa padellina pronte a sbattervele sulla vostra testa. Quindi mi raccomando! E chiaramente, se volete partecipare al mio prossimo video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram, perché da un giorno all'altro vi pubblicherò una stories dove appunto vi comunico che andrò a registrare un video speciale e che quindi ho bisogno di voi. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, link in descrizione. Ora però ragazzi, direi che ci dobbiamo salutare. Per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto. Bella a tutti ragazzi. E mi raccomando, fate i bravi, perché se no mi incazzo come una iena. Arrivederci.